È il pianto di un cuore spezzato. Chi è morto? La mia gattina Birba. E ti prego, non essere rude. Birba sta solo riposando. È nelle mani di Dio ora. Niente addolora come un lutto recente. Ma con il tempo ti riprenderai e tornerai a vivere. Oh, non credo. Al contrario, la sua mancanza mi rattrista sempre più a ogni inverno. Quando è mancata la tua Birba? Domani fanno 11 anni. È molto tempo, lo so. Lo è. Hai mai pensato di onorare Birba con un altare? Non è una sepoltura, ma forse potrà sollevarti. Ci ho pensato, ma non credo che sarei capace di raccogliere i suoi ricordi. Non ne ho la forza. Ti aiuterò io. Costruiremo insieme un altare per Birba. Da dove comincio? Dalla casa. È dove lei... Deve esserci qualcosa da poter usare per l'altare di quel gatto. Ma devo cercare con attenzione. Posso arricchire l'altare. Ho trovato dei ricordi di Birba. Cosa? Oh, splendido! Saresti così gentile da portarli all'altare sotto quell'arbusto? Ho finito. Un altare dedicato a Birba per tutti i momenti in cui vorrai ricordarla. E una casa a cui puoi tornare. Forse sentirai l'assenza di Birba, ma i suoi gattini hanno bisogno di te. E io che pensavo ai danesi solo come spietati razziatori. Assassini! Ma il tuo animo merita la grazia celeste. Come la mia Birba. Dio sia con te. Huh!
Sono lieta che tu non sia più una minaccia. Basta! Non sai se non mi devi trovare il mio. Stava dormendo sotto un albero. Non è ferito. Mio caro Bjarte, sono così felice che stia bene. Lo hai salvato. Gli è andata bene. Poteva essere preda di lupi o banditi. La nota che porta con sé è utile, ma deve fare più attenzione. Non sarà sempre così fortunato. Hai ragione. Aspetterò finché non si sveglia. E poi lo fustigherò a dovere. È un buon inizio. Addio. Posso riprendere fiato? Sei sano e salvo. Attaccheranno a vista qui. Iva, svegliati, stupido! Non può sentire! Io... Le cucine! Dai là! Oh, sei tu! Slegami, svelta! State dormendo o cosa? Yeah.
ancora voi due. Dritti nel fuoco di un'altra avventura, vedo. È tutta colpa sua. Gli ho detto che mi sembravano banditi, ma lui ha insistito per truffarli. Dobbiamo andarcene. Alcuni di loro sono andati a fare legna, ma presto saranno qui. Non c'è nessun dobbiamo. È tuo fratello, problema tuo. Cosa? No, ti prego, guardalo. È un peso morto. Presto ancora più morto. Devi fare presto. Se mi toccherà trasportarlo da solo, non ce la faremo mai. Ti prego. Siete fortunati a essermi simpatici. Sarete anche delle teste vuote, ma in questo caso i problemi sono altri. Grazie. Di qua. Ripensate, civili sassoni. Non avete speranze di sconfiggere due figli di Ragnar. Presto il mondo ci conoscerà. Parla nel sonno. Tempismo perfetto. La vedi? Tu la vedi? Questa lama fu forgiata da Grandel. Grandel Forgiatuono, il sommo re di tutti i fabbri. Fa una mossa e la linfa vitale ti schizzerà fuori dal corpo come un geyser dalla terra. Ridi pure. Mi trovi tanto divertente? Ti sembro un giullare, forse? L'avevo capito, sai. Ora ci penserai due volte prima di prenderti gioco di me. Nessuno ride di me. Nessuno! Quando sarà finita, fuggi da lui. Per il tuo bene. Ora siamo al sicuro. Puoi metterlo giù. Là, all'attacco! Guarda, là! Stammi vicino. Ehi, ma che? Oh, ti faccio a feste! Qui è dove ci separiamo. Sì. E io... grazie. Ti ringrazio. Non ringraziarmi e ascoltami bene. Questa vita non fa per voi. Il mondo è pieno di gente che sarebbe pronta a uccidervi per una sciocchezza. Questo l'ho capito. Se quell'idiota di tuo fratello ti propone un altro dei suoi piani per cercare gloria, piantagli un pugno sul naso. O meglio ancora, un calcio nelle palle. Ti darà retta. Nelle palle. Sì. Credo che il messaggio sarebbe chiaro. Grazie. Non ci rivedrai mai più. Bene. Siamo fuggiti con tutto l'argento, vero? Quegli idioti non hanno sospettato nulla! Siamo più furbi di loro! Dove te ne vai, fratello? Raccontami tutti i dettagli del nostro trionfo! Me ne vado a casa! Vogliono impiccarmi per ciò che non ho fatto! Via!
sono l'uomo sbagliato. Non so chi sia questo Humwald. Non so neanche pronunciare il nome. È Humwald o Humwald? Oh! Ma che cosa? Ora basta! E tu di che ti impicci, pagana? Quello non è Humwald. Oh, legami! Presto! Se qualcuno ti scambierà di nuovo per Humwald, di loro che è morto. È caduto nella battaglia di Chippenham. Pover uomo. Si era fatto dei nemici o quest'odio non si spiega? Sapeva essere insopportabile, ma era gentile e di buon cuore. Ho l'impressione che tu gli volessi bene. Mi dispiace. Grazie per avermi salvato la pelle. Un giorno spero di poter ricambiare. Brucia! Oddio! Aiutatemi! Aiuto, per pietà! Che dolore atroce! Non posso muovermi! Aiutatemi! Che è successo? Sei stato morso? Ah, sì! Un serpente! Come te! All'attacco! Portato il caos sul sacro suolo di questa terra. Ora basta. Tornerete al... Sventriamo questo animale. Grazie per il tuo contributo. Non dobbiamo più venire qui, Skeggy. Proviamo solo tristezza e rabbia. Sì, sì, hai ragione. Andiamo. Dovrai essere molto cauta qui. Solo un altro momento. Volete mettere piede in quel luogo? Non ve lo consiglio. Tempo fa l'avremmo fatto. Tutti e due. Ci saremmo ripresi ciò che è nostro senza esitare. Vivevate qui? Era un villaggio di pescatori. L'abbiamo costruito con le nostre mani. Ma i banditi se lo sono preso non appena hanno scoperto che i pesci abbondano in queste acque. I pesci qui non sono sfuggenti e sono molto appetitosi. Avrei voglia di assaggiarli e scoprirlo io stessa. Ma non sarà facile. Perché non porti mia moglie con te? Stick la freme dalla voglia di scacciare coi cani. A che servirebbe? È solo questione di tempo prima che altri banditi prendano possesso del villaggio. Lo sappiamo, ed è così in tutto il Lincolnshire. Ma sarebbe una piccola vittoria. E potremo bagnare i piedi per un po'. D'accordo, verrà con me. Riscoprirà l'ardore della battaglia. Con me, Stickla. Affilerai la tua lama con le loro ossa. Non sto nella pelle. Sei un cadavere!
Combatti con grande impeto, Stikla! Facile saziarti! Non vincerai con me! Non è facile saziarti! Mi piace! Non è facile saziarti! Mi piace! Combatti con grande impeto, Stikla! Non è facile saziarti! Mi piace! Dai un'occhiata. Combattono come bambini! Batti con grande impeto, Stikla! Qui abbiamo finito. Skeggy ne sarà felice. Andiamo da lui.
Hai sgominato quei bastardi. Stiklas a farsi valere. È degna di razziare con i migliori Drengr. Forse è questo il suo destino. Le fai onore. E credimi, ci ho provato, ma non vuole saperne. Continua a badare a questo vecchio mastino. Quando morirai, dille di cercarmi. Ah, tu scherzi, ma voglio credere che lo farà. Addio. Ci risiamo. Ehi, qui Sean. Bex sta cercando di seguire qualche traccia per capire da dove arrivano questi dati sparsi. Non sono nel DNA di Eivor. No, sembra tutto calcolato, come se qualcuno voglia che tu li veda. Fermo! Non muoverti, amore. Sei ferita. Ora, fammi vedere. No. Basta, ti prego. Lasciami. Lasciami morire qui. Dove sono in pace. No! Non puoi morire qui. C'è un bodo. Un frutto dell'Eden. Un bastone legato al metodo di trasferimento. Potrebbe funzionare. Oppure finirò come marito dell'esule, un vegetale privo di mente. Ma fa ciò che deve, non c'è altra via. Bex, fai progressi? Non ancora. Chiunque sia ha agito con precisione chirurgica sul server. Ha inserito i dati per poi sparire senza lasciare traccia. Che strano, è come Rebecca descrive la nostra notte di nozze. Non è divertente? Hastings, falla finita. Ho i dati. Arrivano.
C'è qualcuno? Mi sento. Avanzi e stracci, lasciati ai topi. Duro e freddo, e che odore nauseante. Tu! Ma come osi? Il trono di Croyland appartiene soltanto al legittimo re delle paludi. Questo trono di fango e letame. Allora tu devi essere il signore di Merdania. Come osi insultare i forti e valorosi soldati di... Di Merdania, sì. Ho presente. Ah, vile insolente! Uccidete l'usurpatrice! Ci batteremo per questo regno fino alla morte! La fine è vicina! Poveri stolti schiavi di un re assente. Patetico. Ugh.